E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi primo di una serie di video in cui andrò a fare un po' il punto della situazione di quello che nel 2023 possiamo trovare come moto nuove a livello adventure. Oggi andrò a trattare le moto di media cilindrata, ovvero dai 600 ai 890. Farò un altro video dedicato alle 900, un altro video sarà dedicato alle Max Enduro e un altro video alle moto di bassa cilindrata sotto i 600. Quindi partiamo con la lista, diciamo non starò lì a soffermarmi sul lato tecnico, ma vi farò un po' una carrellata di quello che per me sono le top moto da tenere in considerazione per questo 2023. Ci sono delle assenti, ma andrò a spiegarvi perché a fine video. Quindi ragazzi, ricordatevi un bel like e di iscrivervi al canale per continuare a seguire questo format. Quindi partiamo con la prima moto. Vi metterò qua in alto tutte le immagini. Prima moto, una Aprilia Touareg che ho avuto anche modo di testare, fare un breve test ride. Mi ha colpito molto la sua maneggevolezza nonostante il cerchio da 21 e comunque anche a livello peso e potenza, diciamo un compromesso giusto, e comunque l'ho trovata anche abbastanza divertente anche su strada, su asfalto. Quindi sicuramente moto che strizza l'occhio all'off-road e all'enduro, dato il suo cerchio da 21, dato comunque la sua struttura leggera. Moto che si aggira attorno ai 12.000 euro, 11.999, e comunque a livello di prezzo è, diciamo, concorrenziale con la gamma. Moto questa che, diciamo, va a far concorrenza principalmente a questa moto, ovvero la Yamaha Tenere 700, moto appunto molto simile a livello tecnico e a livello, diciamo, di struttura. Come potete vedere, è molto simile. Sicuramente non sono uguali, ma comunque è lo stesso segmento più improntato sull'off-road, però anche questa su strada si comporta molto bene. Rispetto alla Touareg è un po' più pesante e ha qualche cavallo in meno, però costa 1000 euro in meno, quindi diciamo che compromesso è anche abbastanza accettabile. Passiamo ragazzi alla casa tedesca, ovvero BMW. Qua ho selezionato due moto, una è la BMW F750 GS, che anche se dal nome 750 potremmo capire che ha un motore 750, in realtà il suo motore è l'850, un po', diciamo, depotenziato a livello appunto potenza rispetto all'850 originale, per questo che viene chiamato 750. A livello, diciamo, di componentistica è inferiore alla sorella, diciamo 850, però abbiamo un prezzo abbastanza contenuto attorno agli 11.100 euro, e quindi, diciamo, a mio avviso anche questa, ho avuto modo di provarla, era una papabile moto prima, una papabile seconda moto al posto della Tracer 700. Diciamo, ho fatto una valutazione anche su questa moto, poi ho preferito optare per l'alta soprattutto per il prezzo.
però comunque a mio avviso molto valida. Poi ricordatevi che oltre al nuovo c'è anche il mercato dell'usato, dove possiamo trovare delle ottime offerte e occasioni. Quindi ragazzi, passiamo alla sorella, che è la BMW 850 GS. Dalla foto sembra uguale, però appunto questa ha qualcosa in più a livello ciclistico. Il motore raggiunge una potenza maggiore, quindi passiamo dai 77 cavalli della 750 ai 95 di questa, quindi un bel po' di potenza in più, ma comunque passiamo anche a 14.200 euro, quindi sono più di 3.000 euro che si vanno ad aggiungere all'altra moto, alla 750. Quindi diciamo qua poi va un po' a preferenze e a gusti, anche un po' dipende uno cosa vuole farci, però a mio avviso anche la 750 va davvero bene. BMW che comunque ultimamente si sta un po' nascondendo, visto che non la si trova quasi mai a ECMA, ormai non si trova più a ECMA, e quindi non ci dà modo di poter toccare, bisogna andare in concessionaria o al Motorbike Expo, c'è ancora qualcuno che porta BMW, quindi o a Motorbike Expo o all'ECMA le moto nuove non si vedono. Quindi ragazzi, passiamo a diciamo una moto, diciamo una new entry per il 2023, ovvero un ritorno più che una new entry, perché era stata prodotta comunque è da un paio d'anni che non c'era più, però è tornata quest'anno, ovvero la KTM 790 Adventure, moto che a mio avviso a questo prezzo è una bomba. E questa viene 10.990 euro, 95 cavalli, peso sotto i 200 kg, e qua secondo me è una signora, davvero una signora moto, e a questo prezzo io ci farei un pensierino, visto che comunque questo motore viene montato ragazzi anche da questa moto, che è la CF Moto CF Moto MT 800, monta il motore KTM 790-799 e ha al prezzo identico. Quindi non ho capito bene questa, diciamo, trovata di mercato, visto che comunque c'è diciamo una sorta di joint venture con CF Moto, KTM CF Moto, infatti gli passa i motori, e la CF Moto produce anche le moto di bassa cilindrata e in più usa i motori per fare ad esempio questa CF Moto MT 800, motori KTM. Diciamo che a livello tecnico, se stiamo lì a guardare, è molto molto simile, un po' più pesante questa, un po' più pesante la CF Moto, sicuramente la componentistica è un po' inferiore. Non capisco perché il prezzo resta uguale, quindi cioè, sicuramente tra le due, se dovessi scegliere, sicuramente andrei a scegliere tutta la vita la KTM 790. Vi sto facendo comunque cambiare le immagini, questa è la CF Moto e questa la KTM 790. Quindi tra i due modelli sicuramente la KTM penso che sia un gradino sopra la CF Moto, penso anche come affidabilità e tutto. Moto comunque monta lo stesso motore, quindi io andrei più
ho visto che costa uguale sulla KTM. KTM che ragazzi non la trovo più, che oltre la 790 ha anche la 890 che viene dovrebbe essere sui 14.000 euro. Non ho preso la scheda giù, però adesso vi confermo. KTM 890, appunto, come dicevo, che costa sui 14.700 euro. Diciamo che ha 10 cavalli in più rispetto a questa. Io diciamo tra le due sicuramente a livello qualità prezzo andrei più su questa, sulla 790 piuttosto che la 890, però comunque sono due moto molto valide tutte e due. Allora, altra new entry per questo 2023 sarà la Transalp XL 750, ragazzi, motore appunto 750, una bella potenza, arriverà a 92 cavalli con un prezzo, ragazzi, per me molto molto interessante di 10.690 euro. Prezzo secondo me molto competitivo, data comunque la storicità del marchio Honda e la storicità del nome Transalp. Sicuramente non è il vecchio Transalp, è un nuovo Transalp, ma a mio avviso sinceramente molto bello, mi piacerebbe provarlo. E ragazzi, mettete un like e iscrivetevi al canale per far sì che lo possa provare, possa fare un bel test ride. Sicuramente un test ride arriverà, che sarà quello di questa moto, che è la, diciamo, diretta concorrente della Transalp, ovvero il V-Strom 800. Costa un pochino di più, però allora le ho viste tutte e due a ECMA, ci sono salito sopra. A livello strutturale, proprio di primo impatto nel salirci sopra, mi è piaciuta di più questa. Non perché io una Suzuki, ma mi sembrava molto più importante come moto. Infatti il peso è molto di più, cioè passiamo dai 208 kg della Transalp ai 230 kg di questa moto, di questa V-Strom 800, e appunto per questi 30 kg più sono dovuti appunto alla struttura un po' più importante a mio avviso. Quindi secondo me a livello strutturale è migliore questa moto qua. Poi non mi va a soffermare sui dettagli, però a primo impatto mi sembra molto meglio. Altra moto Suzuki che sicuramente va in questo settore ed è una delle più economiche in questa fascia di moto di media cilindrata, è la V-Strom 650. V-Strom 650 che troviamo a 8.940 euro, ok. Comunque è una moto, diciamo, che comunque come moto entry level per questo segmento qua, devo dire che a livello di motore e tutto sono moto molto affidabili, molto durevoli come durata del motore e tutto, e comunque anche a livello manutenzione, diciamo, non sono così delicate come altre moto. Allo stesso livello andrei a mettere la, ragazzi, adesso andiamo a prenderla, la Tracer 7. Costa un pochino in più, devo dire che comunque è lo stesso segmento, la stessa
sa qualità delle componentistiche del motore della 650, della Ustron 650, quindi qua poi va a gusto personale. Questa è stata la mia seconda moto, non questa, la 367, ma la 367-700. Prima di passare a Ustron ho avuto questa moto qua e devo dire che mi ci sono trovato abbastanza bene, solo un po' diciamo una pecca a livello ciclistico sulla 367-700, però in teoria questa 367 è stata migliorata appunto da quel lato con nuove sospensioni e tutto, quindi dovrebbe essere un gradino sopra la vecchia 367-700. Passiamo a una casa italiana, ragazzi, che è la Moto Guzzi. Moto Guzzi, ho selezionato la V85TT, anche questa ho provato, è una moto comunque che non c'è niente da dirgli contro, tranne secondo me una cosa, che è la scelta di metterla come con i pneumatici con le camere d'aria, e nel 2023 diciamo è una delle poche moto che monta ancora di serie le camere d'aria. Si può andare a mettere i tubeless aggiungendo un 600 euro al prezzo base, che è di 12.200 euro, quindi diciamo che quella lì è un po' una pecca, ma la cosa in più è che ha la trasmissione cardanica, che nel segmento che stiamo trattando oggi, ovvero quello delle moto di media cilindrata, è l'unica che ha questa cosa qua, ovvero la trasmissione cardanica. Passiamo a un'altra casa, diciamo, italiana, anche se un po' più italo-cinese, e infatti questa diciamo è la moto più economica dell'intero segmento di questa fascia di moto, dalle 6,50 alle 8,90, ovvero la Motor Morini X-Cape 6,50, prezzo molto concorrenziale, 7.500 euro, ragazzi. Moto che ho visto anche a livello estetico molto bella, sicuramente, ragazzi, quando andiamo a abbassare così tanto il prezzo, qualche comunque compromesso a livello qualitativo c'è, però ragazzi sono moto che vanno o passano tutti i test al caso, quindi anche se costa un poco, l'affidabilità dovrebbe esserci, anzi c'è, visto che tanti la comprano e comunque si trovano bene, quindi diciamo sicuramente non sono componenti di prima scelta, ma magari di seconda scelta, ma ormai diciamo che a livello anche componentistico, anche quelli con un po' meno di qualità si avvicinano molto, diciamo, ai top di gamma quasi, però diciamo per abbattere i prezzi anche delle moto un po' più blasonate, diciamo che queste moto qua sono secondo me molto molto valide, e comunque aiutano a tenere basso anche i prezzi della concorrenza, visto che qualcuno ho visto che un po' i prezzi li ha abbassati qualcosina. Ecco ragazzi, mi stavo quasi dimenticando nella lista di mettere questa Kawasaki Versys 650, una moto che si attesta diciamo nella categoria con Ustron 650 e 367, diciamo, quindi quella categoria qua, e come prezzo è una delle più competitive, a 8.940 euro.
Quindi ragazzi, per concludere, concluderei qua questo video. Vi ringrazio per l'averlo seguito, mettete un bel mi piace se vi piace questo tipo di format e niente, restate aggiornati, iscrivetevi al canale e ciao ciao!